Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Per questa operazione ti serve un filtro per il gasolio. Lo trovi nella descrizione del video. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Togli la copertura del motore. Vedrai il filtro del gasolio. Per accedere al filtro del gasolio, bisogna rimuovere la sua placca di protezione. Per farlo, rimuovi il suo sostegno usando una chiave a bussola con inserto da 8. Poi, rimuovi il dado e infine svita il secondo sostegno, usando gli stessi attrezzi. Svita la barra di sostegno della copertura del motore. Usa un cacciavite piatto per staccare dal filtro il connettore elettrico. Rimuovi la placca di protezione. Poi disconnetti i tubi del filtro del gasolio. Usa un cacciavite piatto per sollevare la parte piatta del supporto. Poi spingi sulla parte esterna del supporto per liberare il tubo. Prepara del panno assorbente per il gasolio che potrebbe colare. Poi stacca il secondo tubo spingendo sulla parte bianca con un cacciavite piatto. Usa una chiave a bussola con inserto da 24 per svitare la flangia dal filtro, ruotandola in senso antiorario. Procurati un bidone di recupero del gasolio. Anzi, puoi costruirtene uno. Guarda il video come costruire un contenitore di raccolta di liquidi. Metti la flangia nel contenitore. Usa un grande cacciavite piatto per fare leva sul bordo del filtro e farlo uscire. Mettilo in un bidone per il recupero dei liquidi. Adesso devi svuotare il filtro. Usa una siringa o un attrezzo per aspirazione per rimuovere il gasolio e poter pulire completamente la flangia con un panno assorbente. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Poi rimuovi la guarnizione in gomma del coperchio. Pulisci la cartuccia del filtro e del coperchio con del detergente per freni e un panno. Prendi il nuovo filtro. Ungi la guarnizione del coperchio e posizionala sopra di esso. Inserisci il nuovo elemento filtrante e spingilo verso il basso fino al fondo del suo alloggio. Siccome quest'auto non è dotata di pompa di innesco, è indispensabile riempire il filtro prima di mettere in moto. Prendi un contenitore pieno di gasolio e riempi il filtro. Rimetti il coperchio sulla nuova cartuccia. Poi riavvita il coperchio fino alle linguette di fissaggio.
riaggancia i tubi d'entrata e di uscita del gasolio. Poi rimetti a posto la placca di protezione del filtro del gasolio. Riattacca il connettore elettrico, rimonta i vari elementi. Rimetti a posto la copertura del motore. Operazione conclusa. Se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale.